Questo programma è offerto da... So I think that the thing is clear. We're sitting in Sant'Arcangelo. Mi sembra che la situazione sia evidente. Siamo qui a Sant'Arcangelo. I bought Sant'Arcangelo. Io ho acquistato il Sant'Arcangelo. And my interests are connected with Sant'Arcangelo. E i miei interessi sono collegati a Sant'Arcangelo. When we talk about youth development. Quando si parla di nuovi sviluppi, è fabbrica dei giocatori Romagna. È la fabbrica dei giocatori di Romagna. It's going to be natural for the club that has the biggest training pitches, facilities and everything, and that is going to be Sant'Arcangelo. Diventa facile parlare della realtà che avrà i campi e le servizi, le infrastrutture più grandi e questa diventerà Sant'Arcangelo. To attract potential kids, potential young players from all over region of Romagna. Diventerà naturale che questa realtà attragga tutti o maggior parte dei ragazzi, dei giovani talenti da tutta la regione Romagna. In that respect we can talk about fusions with some other football academies. In questo senso possiamo parlare di fusione con collaborazione più che altro. Scusa, con altre società sportive. Settori giovanili. But when we talk about fusions, there's no fusion going on. Non ci sono fusioni, diciamo, non ci sono in atto. As I said, I scanned many clubs in Italy. E come ho già detto, ho sondato molte società sportive in Italia. But I decided to go with Sant'Arcangelo. Ma ho scelto Sant'Arcangelo. Now all the rest clubs in Italy, from Juve to the last club in Serie D, are our sport competitors. Da questo momento tutti gli altri, le altre squadre, tutte le altre società sportive diventano, dalla Juventus a tutte le altre squadre, diventano dei nostri avversari. So I think I said everything about this. Quindi credo di aver esaurito, di aver detto tutto in questo senso. Thank you. Grazie. Il virgolettato c'è. Cioè, sicuramente ne abbiamo preso atto, sì. Perché si è parlato tanto, no? Di rimini, ma non noi. Parole. Ci ha detto che non è interessato a diventare anche il proprietario del Rimini, e invece a livello di strutture si è già mosso anche nel riminese per vedere se ci sono strutture adeguate. Ma i contatti con Rimini sono innegati, ci sono stati, ci sono delle... You got in touch with the Rimini Football Club. Ho avuto contatti con moltissime società sportive e ho avuto più contatti addirittura con la Pro Vercelli, visto che citava, che non con Rimini, però ho deciso di venire a Sant'Arcangelo. Siamo qui a Sant'Arcangelo e nel momento in cui io lavoro con il Sant'Arcangelo, tutte le altre squadre, come dicevo, dalla Juventus giù via via fino all'ultima squadra, sono considerati nostri avversari. Sì. Sportivi. Mi considero ancora un giovane imprenditore che vive tra Dubai e Budapest e la Croazia. Focusing my business interest and my hobby interest in football nowadays. Attualmente mi sto concentrando le mie attenzioni e il mio tempo sul football, sul calcio. Being in love with Italy for a long time. Sono innamorato da tanto tempo dell'Italia. Romagna especially. E special modo della Romagna. Especially because of the food. In particolar modo per via del cibo.
So focusing of development Sant'Arcangelo as a serious football club and positioning Sant'Arcangelo and football club in Italy is my main focus in the following years. Quindi negli anni a venire il mio principale focus, la mia concentrazione principale sarà quella sul far diventare il Sant'Arcangelo sempre più grande e sui suoi successi, insomma. Ebbene, siamo di corsa, 20ª puntata in stagione di Sport Up, di corsa, perché abbiamo subito mostrato dopo la sigla appunto quello che è successo oggi. C'è stata finalmente la presentazione di Meštrović, che in verità ha parlato più del Sant'Arcangelo che del Rimini. Sono state fatte delle domande, appunto avete sentito le risposte che ha dato proprio questo servizio, 3 minuti e mezzo inerente al club biancorosso, però per il resto si è parlato esclusivamente del Sant'Arcangelo. Abbiamo anche un'intervista esclusiva dove il suo socio non ci è andato giù pesante per quanto riguarda alcune accuse in riferimento all'attuale patron del Rimini, Giorgio Grassi, ma svilupperemo tali contenuti nel corso di questa puntata. Una puntata divisa in due parti. La prima parte si parlerà dell'assetto societario, possibili soluzioni, possibili acquirenti, come avete visto. Seconda parte dedicata più al rettangolo di gioco, quindi con la partita di ieri tra Rimini e Tutto Cuoio e le varie interviste anche del dopogara con presentazione del prossimo avversario, il Castelvetro, partita che si giocherà mercoledì al Braglia. Prima di iniziare presento, do il buon anno anche a lei perché è la prima puntata in quest'anno, al mio fianco Valentina Violini. Buonasera a tutti, buon anno. Erano 4 mesi che non la vedevo e sono contentissimo di averla qui questa sera, la giornalista Giorgia Bertozzi. Buonasera Daniele, buonasera a tutti. Ben ritrovato e ovviamente buon anno anche a te, Giorgia. Grazie altrettanto a tutti voi. Lui stasera è un po' sorridente, un po' arrabbiato. No, sono solo ridente, sono solo sorridente. Io stasera ti dico la verità. Io ho paura. Io sono solo sorridente. Quest'anno parte un po' così per me, adesso sì, vediamo. Sono un po' combattuto questa sera. Sono solo sorridente perché sto vedendo delle cose, guarda, il mondo del calcio è una meraviglia. Vabbè, intanto buonasera Emanuele Pironi. Buonasera a te Emanuele. Buonasera a tutti. Lo ritroviamo, è un amico, un allenatore, è sempre con noi qui a Sport Up, l'allenatore Massimo Zanin. Buonasera a tutti. Ciao Massimo. Lui stasera starà un po' zitto, ascolterà, ma dirà sempre la sua facendo la cosiddetta zanzara, il cosiddetto moscone, come usava fare anche l'amico Maurizio Mosca, e lui, Renzo Baldisseri. Ciao Renzo. Buonasera a tutti. Ebbene, allora, prima, questa sera non guarderemo subito risultati e classifiche, lo faremo nella seconda parte. Avete già ascoltato, Giorgia, inizio da te, poi voglio sentire Emanuele. Mi concentro nella prima parte più su voi due. Le prime dichiarazioni, tante domande in questa conferenza stampa rivolte su Rimini a Meštrović, ha voluto rispondere ad alcune, altre si è soffermato a dire io con Grassi per il momento non ho rapporti. Che idea ti sei fatto da queste prime parole? Ma guarda, tra l'altro mi aspettavo tutto un altro tipo di conferenza, nel senso che ero arrivata a questa conferenza con molte aspettative, volevo sapere se appunto le voci, gli articoli, le interviste che erano state fatte in questi giorni potessero insomma avere un fondamento da chi appunto è il vero protagonista di questo arrivo in Romagna. In realtà ho visto una persona un po' seccata, arrabbiata, forse un po' sulle sue. Ti dico, mi sarei aspettata da, posso dirlo, tifosa, tutto un altro diciamo approccio, no? Anche sulla questione Rimini, ovviamente parliamo di questo. Poi, diciamo, pensandoci a mente un po' più fredda, forse penso anche che giustamente era la presentazione del Sant'Arcangelo e quindi il nuovo presidente del Sant'Arcangelo o comunque il proprietario del Sant'Arcangelo abbia virato giustamente sulla sua squadra. E quello che mi ha fatto rimanere male e che tenterò di capire insieme a voi è il motivo per cui abbiamo preso tutti un granchio in queste settimane o se c'è in realtà dietro le sue parole diciamo una strategia che non ci ha voluto far capire ma che comunque rimane attiva sempre nei confronti di Rimini ovviamente. Ai posteri l'ardua sentenza. L'approccio è stato opinabile. Esatto, ribadisco che appunto non dico che mi sarei aspettata un annuncio, diciamo che fra mesi ci sarebbe stata insomma una appunto una sorpresa, una novità di questo tipo, però quantomeno un'apertura su questa possibilità, sì. In realtà lui ha chiuso porte e portoni, mi pare, da quello che ha detto. Esatto. Quindi,
insomma, ci sono rimasta un po' male, devo dire la verità. Valuteremo. Allora, infatti hai fatto un'ottima analisi. Prima di far rispondere, continuare questo siparietto, prima da te, tra te ed Emanuele, facciamo un passo indietro, sì, perché per la prima parte voglio assolutamente voi due, perché sia da giornalista che da tifoso, che conoscete meglio di chiunque altro la situazione vista quest'oggi anche a Sant'Arcangelo, vorrei fare un passo indietro e poi arrivare al punto che tu hai centrato. Perché ti è sembrato così seccato? Valentina, prova a mandare il primo servizio in onda. Infatti il primo servizio parla di questa cosa, della situazione societaria del Rimini e capire se questi croati sono dei seccatori o dei nuovi dei dell'Olimpo. Servizio. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Scocciature ma non troppo. Nell'intervista rilasciata a Grassi la scorsa settimana, l'attuale patron biancorosso fa sapere che si tratta di seccatura quello che sta circolando attorno al proprio nome. Grassi vorrebbe il popolo dalla sua parte, che lo seguisse tramite un azionariato popolare in caso di Serie C, per far sentire partecipi i cittadini, il proprio pubblico e i propri tifosi. Ma a dire il vero, i tifosi biancorossi sembrano non seguirlo più, dimenticandosi del motto che senza di lui oggi a Rimini ci sarebbe un parcheggio al posto dello Stadio Neri, come osa dire Renzo Baldisserdi. Ora i tifosi sposano il progetto ambizioso di conquista con scenari promessi che loro vogliono toccare con mano, la C di passaggio, la B per tornarci e la A per toccarla con mano per l'appunto per la prima volta, compiere l'impresa, ma soprattutto per poter dire io ho rivisto i Rimini in B o io ho visto i Rimini in Serie A. Brasini esclude due squadre a Rimini, quindi o l'uno o l'altro. La Gaiofana rimane un buco nero della città, come del resto i neri, troppo old per i tempi moderni. Magari quei ritocchi potrebbero contribuire a renderlo accettabile e finalmente confortevole, vedremo, ma gli interessi sono molteplici, si va dal campo politico al rettangolo di gioco, all'interesse del gruppo croato per rendere la macchina funzionante. Ma una volta acceso il motore siamo così sicuri che una macchina a gasolio o benzina che sia non possa creare problemi? Tutto troppo bello, solo un sogno o un enigma tortuoso a decifrare e compilare, ma se in caso di affermazioni positive possa far esplodere tutto nel bene e nel male. Vedremo. Nel frattempo Mestrovic, nella conferenza odierna avvenuta a Sant'Arcangelo, ha espresso un progetto ambizioso di fattibile realizzazione. Ci fermiamo qui. Ecco qui, questo qui era quello, il pensiero di una settimana fa, quando si erano sentite le prime voci su questo gruppo croato. Adesso io vi faccio sentire l'intervista in esclusiva, proprio a caldo, dettata dal manager che avete visto vicino a Mestrovic quest'oggi, signore con gli occhiali, si chiama Vlado, utilizzando proprio il nome all'anagrafe, che è stato molto seccato dalle voci che ha messo in primis Grassi all'interno della città dopo l'incontro avuto tra l'altro con voi di Amici del Rimini Calcio, Emanuele. Quindi andiamo a vedere questa intervista, tra l'altro realizzata anche con il collega, con l'ausilio del collega Beppe Indino, e andiamo a vedere il servizio. Allora, Vlado Borozan, che è il factotum della società Sant'Arcangelo, direttore generale, insomma, e quindi questa conferenza stampa, Vlado, forse lascia un po' l'amaro in bocca ai tifosi del Rimini. Beh, noi siamo qua per Sant'Arcangelo, a me mi dispiace, insomma sono state dette molte parole di cui noi abbiamo parlato veramente pochissimo. Andate a vedere la presentazione con Cavazzin, dove noi abbiamo parlato del progetto regionale, ma noi siamo a Sant'Arcangelo e faremo grande Sant'Arcangelo. Ma questi contatti con il Rimini sono fantasiosi allora? Non sono fantasiosi, noi siamo venuti qua e abbiamo sondato tutto il mercato per capire cosa dobbiamo fare e come dobbiamo fare, perciò è molto diverso da quello che dopo è stato costruito, perciò abbiamo stabilito una strategia e intendiamo portarla avanti. Le parole di Grassi, che vi ha definito un po' una seccatura, vi hanno dato fastidio? Moltissimo, anche perché sono gratuite e senza un fondamento. Allora ognuno deve pensare al proprio progetto e deve pensare a far grande la propria società. Noi faremo il nostro per Sant'Arcangelo. È un po' un piccolo risentimento da parte vostra non aprire più le porte per Rimini?
No, non è un risentimento, il fatto è che comunque noi dobbiamo guardare nella casa nostra e cercare, abbiamo tante cose da fare, dobbiamo essere concentrati su quello e mi pare che l'inizio è stato direi ottimo. Senti, allora possiamo dire che futuro a Rimini, nessuna speranza da parte vostra? Ma guardi, non è tema del discorso di oggi, futuro non sappiamo mai come sarà, però noi vogliamo fare grande Sant'Arcangelo. Grazie. Grazie. Ecco, allora, provo a spiegare e poi arrivo, faccio parlare esclusivamente te Giorgia e te Emanuele, perché ci sono tantissime cose da dire in questa prima parte. La sintesi è questa: è stato promesso che a Sant'Arcangelo si vuole fare un progetto serio, quello di riuscire già a trascinare, pensate un po', dal girone di ritorno di Sant'Arcangelo possibilmente verso la zona playoff e condurlo in Serie B. Se così non fosse, c'è un progetto ovviamente indirizzato per la prossima stagione. Addirittura c'è stata un'affermazione che mi ha lasciato molto perplesso e forse anche con il sorriso, dove è stato detto che se il Sant'Arcangelo poi dovesse approdare in Serie B, in quel momento lì si giocherà anche la Serie A. Ora, ovviamente c'era anche il sindaco Alice Parma che due domande se l'è fatta, ma soprattutto lo stadio dove lo costruiamo a Sant'Arcangelo e dove lo facciamo questo benedetto calcio. C'è stata già la prima risposta in merito a quello che avevamo detto la scorsa settimana, dove a Sant'Arcangelo si vorrebbe continuare a fare una squadra, quindi non si è parlato assolutamente di una fusione con il Rimini Calcio, è un progetto autonomo dove non riguarderebbe solo la cantiera gialloblu a livello di settore giovanile, ma una cantiera che, come ha definito Mestrovic, prende il nome di Fabbrica dei Giovani, Fabbrica della Romagna per l'esattezza, quindi tutti i migliori giovani talenti dovrebbero praticamente approdare nella scuola calcio del Sant'Arcangelo Calcio, una squadra che sarà fatta non di giocatori croati ma di giocatori possibilmente tutti italiani. Gli è stato chiesto anche come mai fossero stati portati dei giocatori croati, lui ha risposto semplicemente per tentare di salvare il possibile in questa stagione, cercando appunto di avere come traguardo ambizioso la Serie B. Faccio un attimo un rewind e poi lascio la parola a Giorgia ed Emanuele. Ricordiamo che, vedendo anche la situazione del Vicenza Calcio, si rischia a questo punto di avere dopo il Modena una seconda squadra che sparirebbe, quindi Sant'Arcangelo in quel momento lì sarebbe salvo e quindi non avrebbe più problemi di una possibile retrocessione. Fatto sta che se poi si volesse ottenere una fusione, perché i tempi possono cambiare, oggi è stato detto questo, poi domani potrebbe succedere l'inverosimile, il Rimini deve pensare ovviamente a vincere il campionato con le sue gambe e accedere di diritto nella nuova Serie C. Questo è stato un po' il sunto della situazione, sono state fatte tantissime domande inerenti a Rimini, ovviamente la rappresentazione del Sant'Arcangelo Calcio si è voluto più rispondere alle domande inerenti a Sant'Arcangelo Calcio, evitare quelle scomode dei Rimini, però qualcosa abbiamo estrapolato anche dall'intervista che avete ascoltato e anche dal servizio copertina che avete avuto modo di vedere. Sant'Arcangelo di Serie A, Sant'Arcangelo di Serie B mi ha fatto sorridere, però questa è stata la risposta in virtù della seccatura che loro hanno avuto da Grassi e quindi è sembrato esserci questa porta chiusa in questo momento, e qualcuno gli ha detto: ma c'è la possibilità che anche in futuro si possa riaprire questa porta? La risposta l'hai sentita adesso, a completamento del gioco, che idea ti sei fatta? Allora, dunque, anche secondo me, diciamo che una parola forse un po' assurda e fuori posto non può diciamo inficiare tutto un discorso di business, come hanno detto giustamente gli imprenditori croati. E certo che il nostro, diciamo, come lo chiamo, cacciasoldi, visto che sì, mi ha ripreso che l'ho chiamato in altri modi e diciamo che a livello di comunicazione probabilmente e di rapporti con gli altri interlocutori, visto che ha tanti comunicatori intorno, potrebbe, diciamo, magari chiedere qualche consiglio, nel senso che, cioè, io l'ho letta quella lunga lettera che ha scritto Giorgio Grassi e anch'io ci sono rimasta un po' male, nel senso, seccatura con delle, insomma, vuol dire che chiudi una porta fondamentalmente, come fu con gli imprenditori del territorio che erano prenditori per lui, il giorno dopo si è preso uno schiaffo in apertura di giornale, certo, giustamente dagli imprenditori. Cioè, queste sono cose che una persona che vuole trattare in teoria non dovrebbe fare. Ripeto gli stessi discorsi che facemmo quella volta con Maggioli e con Findustria e compagnia bella. E per il resto, allora, secondo me bisogna partire da capo. Allora, prima cosa, sono imprenditori seri, diciamo che il passo che hanno fatto a Sant'Arcangelo
pare confermarlo, nel senso che comunque sono arrivati, hanno comprato una società con 1,5 milioni di debiti, sì, o giù di lì, li hanno ripianati, sono ripartiti e vogliono fare un progetto importante. Queste sono le parole. Ovviamente spetta a chi tratta con loro, ovvero Roberto Brolli per quanto è stato il Sant'Arcangelo, il comune di Rimini per il loro interessamento alla Gaiofana, Giorgio Grassi per il loro interessamento a Rimini, fare le opportune verifiche su chi sono queste persone e sulla diciamo, solidità economica che hanno, perché ovviamente parlare siamo capaci tutti, poi però ci vogliono i soldi per fare i progetti e diciamo che loro nel loro territorio l'hanno dimostrato, perché comunque la squadra che hanno preso devo dire che l'hanno fatta rifiorire. In Italia i discorsi sono sempre un po' diversi rispetto magari a quello che succede in Croazia, no? Anche solo il numero delle squadre che si hanno in un campionato. 10, ecco, in Croazia, 20, insomma arrivare quarto su 10 o arrivare quarto su 20 ha la sua differenza. Scusa Giorgia, infatti apro una parentesi e la chiudo subito. Lui ha anche detto che si aspetta appunto di puntare subito su una nuova infrastruttura, intendendo un nuovo stadio. Certo. Però forse non ha fatto i conti con la burocrazia che c'è in Italia. Esatto, cioè purtroppo i discorsi in Italia sono sempre diversi rispetto ad altri paesi. È un po' la burocrazia, un po' il fatto che comunque insomma costruire è sempre più complicato e insomma vedo che dai, tanto siamo qui da ormai 30 anni e un po' tutti i presidenti hanno voluto, tentato di fare uno stadio, ovviamente bella vista su tutti con tanto di progetto, pronti via, e in realtà si è sempre tutto arenato, quindi se la loro intenzione è di diciamo, costruire uno stadio nuovo, penso che forse hanno fatto bene a scartare Rimini, sinceramente, visti i presupposti, ecco. Quello che mi ha lasciato perplesso, Giorgio, è stato anche che Meštrović ha confermato nella conferenza di oggi che prima di arrivare a Rimini, non ti dico le altre squadre del circondario, perché c'era stata anche la voce appunto del Cesena, aveva trattato con la Provercelli che oggi è Provercelli, in Serie San B. Benedettese, Fano, esatto. E queste sono cose che vi posso assicurare. E molti tifosi, giustamente sulla bacheca anche di Emanuele, su Facebook, oggi chiedevano come mai queste città e queste società hanno scartato gli attuali imprenditori croati che abbiamo visto oggi a Sant'Arcangelo. O come mai gli imprenditori croati hanno deciso di non puntare su queste società, ma di, esatto, puntare su quelle romagnole. Cioè ragazzi, allora... Lo sanno tutti che gli imprenditori croati sono dei semidei. Capito? Quindi sono loro che selezionano. Cioè, allora io voglio fare business, ho soldi, decido dove fare business. Benissimo, adesso lo vediamo, no? Adesso lo vediamo. Cioè, scusa, adesso lo vedremo. Esatto, vedremo. Ma infatti io ti dico, non vedo il 730 croato di, anzi, l'unico croato di Meštrović. Cioè, io non lo so, non sono andata. Non sappiamo, cioè, è ancora difficile capire che azienda abbia, perché gira un nome che di dirò, infatti, che avevi tipo questo, io so, esplodi. Ma un'azienda di logistica, lo sento dire da 20 giorni. Esplodi. Allora, quando un imprenditore si presenta, Stefano, e dice, Emanuele in primo piano, no, vabbè, ma a parte il primo piano, sì. Quando no, uno, te lo chiedo io, quando uno si presenta e dice io faccio questo lavoro qua, ho questa azienda qua, nel 2018 un cavoletto di sito internet che presenta l'azienda che uno rappresenta dovrebbe averlo. Qui sta girando un nome che è un nome molto comune, e sono praticamente quelli che portano la posta, ce n'è uno a San Giovanni in Marignano, che si chiama così, sì, ed è il postino privato. Sì, sì, è possibile che questa sia, non credo che sia quello, no, il business, no? No? Allora, non mi dici il business, benissimo. Tra l'altro adesso cambio immediatamente tono, perché il problema qual è? Che noi stiamo già partendo con le due fazioni, sì, che è esattamente quello che non è da fare. Perché noi non lo sappiamo cosa farà lui. Lui magari è un genio della comunicazione. Se fosse arrivato in silenzio a Sant'Arcangelo, stamattina c'erano 10 persone e non gliene fregava niente a nessuno. Certo. Facendo tutto il ping pong con Rimini, che è un ping pong che risale a prima dell'estate, almeno a livello ufficiale, cosa ha fatto? Ha riempito la platea, aveva tutte le televisioni, aveva tutta l'attenzione. Adesso, se merita l'attenzione che si è ricavato oggi, continuerà ad averla. Se non merita l'attenzione che si è ricavato oggi, pian pianino la cosa scemerà e lui, come la BSE, come tanti altri che sono passati intorno a Rimini e non si sono fermati. Roman Luiz,
L'unica volta che io ho mangiato il caviale, una tartina di caviale, l'ho mangiata alla presentazione di Roman Lewis, sopra quello che adesso è il paninificio, là, non mi ricordo come si chiama, l'ex Nettuno. Lì sopra avevano messo... Che te lo fanno pagare quel rinfresco, ecco, te lo dico. Appunto, però lì sopra era una cosa meravigliosa, due TV russe che riprendevano, e noi che mangiavamo il caviale, e questo che girava, e abbiamo detto, caboia, qua abbiamo sfondato. Allora, Rimini, siamo abituati a toccare il cielo con un dito e a svegliarci la mattina dopo che siamo nella fogna peggio di prima. È per questo che quando si vedeva il servizio ti vedeva un pochino interdetto. Eri perché un po'... siamo arrivati a dire, ma secondo voi a Sant'Arcangelo si fa uno stadio per la Serie A? No. Ma stiamo parlando di cose che non hanno il minimo basamento, ma neanche nella logica. Guarda Emanuele, ti dico, sai qual è stata la prima perplessità? Che tu parli adesso da tifoso, ma anche molti tifosi che erano lì del Rimini mi hanno chiesto, ma questi qui davvero fanno lo stadio? Ho detto no, Sant'Arcangelo non lo faranno, però... Ascoltando le parole, sì, la stessa cosa se le chiedi. Radono al sfondo e lavoro io, no, mica per niente. Fermati, è stata forte anche Alice Parma, sindaco di Sant'Arcangelo, che la prima cosa che ha detto è: ma non lo facciamo questo stadio? Ma ragazzi, rispondendo ai tifosi, poi vedremo, io il giardino grande, vedremo come si dipaneranno le situazioni. Io non posso mettere la mano sul fuoco, no, neanche per Giorgio Grassi, no, però in questo momento qui. Io ho una squadra che è prima in Serie B, sta facendo il suo campionato. È quello che bisogna pensare. Ecco, e bisogna, dobbiamo proiettarci verso un croato che oggi, secondo me lui, se parlava in croato, avrebbe detto Sbidi Guda, prematurata la supercazzola con lo scappellamento a destra. E l'effetto era lo stesso, non vi ha detto niente, non ha detto nulla, non ha spiegato nulla. Non ha presentato nulla, non ha detto chi è, non ha detto cosa fa, ha detto che porta il Sant'Arcangelo in Serie A. Benissimo, io domani sera esco con Belen. Sappiatelo tutti, ho l'appuntamento, qui ho già l'orario, il posto, esco con Belen. Ottimo. Quindi dimostratemi che non è vero. Domani sera. Dimostrate niente, perché se io non mi faccio vedere, voi state lì che io sono uscito con Belen. Scusa, se lui è il principe di non so cosa, Belen, io non posso uscire con Belen? Cioè, è lì, ragazzi, siamo a quei livelli lì. Quando uno dice farò lo stadio a Sant'Arcangelo, lo porto in Serie A, o dire che io esco domani con Belen, è la stessa roba. Siamo a livelli di impossibilità simili. La situazione mi è sembrata un po' a disagio anche da parte mia, perché quando parlava del Sant'Arcangelo, un conto se parli di una città come Sassuolo, che comunque c'è lo stadio e tutto quanto, ci posso anche credere in un progetto serio. Però come hanno parlato loro del Sant'Arcangelo, dire Serie A, Serie B, io sono rimasto col sorriso. È giusto che Sant'Arcangelo vada tutelato, Sant'Arcangelo deve esistere. Che non capisco è il nostro voler per forza travasare i sentimenti già verso qualcos'altro. Ma noi ce l'abbiamo la squadra. Certo, ma noi abbiamo una realtà, ma noi stiamo andando avanti. Noi ieri abbiamo fatto il tesseramento, io ho fatto 50 tessere. Cioè noi siamo presenti, noi siamo vivi. Non è che siamo morti, siamo derelitti, rischiamo di scomparire. No, perché dobbiamo attaccarci al croato, a questa cosa, a questa Manu, qua? Perché comunque l'attuale società ci ha fatto capire, tra vinco e non vinco, che più della Lega Pro, bassa Lega Pro, non ha i soldi. Quindi ci svendiamo al croato? No, nessuno si svende a nessuno. Però ci siamo già svenduti. Allora, ci siamo già parzialmente svenduti. Con uno che dice c'ho i soldi e vengo qui e faccio questo e quello, è perché dall'altra parte... Hai avuto un non sogno più, nel senso che... Io ho letto polemiche cattive, abbastanza dure, sul fatto che nello scudetto è sparito Rimini Calcio e c'è scritto Rimini FC. Da una parte facciamo la polemica sulla scritta in uno scudetto che manco vedi, dall'altra parte ci buttiamo coi croati perché vinciamo. Adesso voi mi dite, non dovrebbe star nel mezzo la normalità? Perché non c'è più la normalità? Manca la normalità. O c'è gente che contesta perché manca una riga, o c'è gente che darebbe qualcosa... a non so chi, perché non voglio essere volgare, pur di vincere un campionato. Non si può essere così. Infatti questa è la situazione, per quello che ti ho detto, quando avete fatto anche l'incontro con amici, tu stesso, parlando anche poi anche con Giorgio direttamente, sono arrivato... Ma abbiamo anche fatto parlare apposta persone che dicessero quello che sta dicendo lei, perché noi non abbiamo portato persone che dicevano quello che sto dicendo io. È stato un incontro, noi abbiamo portato gente che spiegasse quello che era. C'è gente di oltre 50 anni che diceva, io non è che... starò qui in eterno, no? Voglio vincere, voglio godere, voglio andare su. E allora era giusto che lo dicesse, se lo pensa. E quindi lì è lì che manca quella normalità che chiedi tu, perché il tifoso in quel caso lì sogna, quando vede un arabo, passami il termine, che arriva qui, promette di fare questo, questo e quest'altro, allora lui ci crede. Poi come dici tu, siamo abituati a Rimini a crederci e poi il giorno dopo lo prendiamo in quel posto.
A me vabbè, non mi anche da non arabi, adesso mettiamola, non, cioè, ecco. Io che ormai dal dopo Cosi fino avanti, diciamo che le ho passate abbastanza tutte. Sono 10 e anche relativamente dentro le società. Di conseguenza non è che mi possono più raccontare più di tanto. Che certo, Manuela, ma io ho quindi capito questa società, bene, io apprezzo di questa società il pragmatismo, il fatto che non ti dicono faremo 100 ben sapendo che non arriverebbero a fare 20. Ti dicono che fanno 20 sperando con l'impegno di arrivare a fare 30. Io preferisco questo. Sì, ma io no, ad esempio. No, allora, ma io capisco. Allora, io preferisco uno che abbia 100 e faccia 100. Ma non c'è. Ma non c'è. Non c'è. Non c'è. Nel mondo del calcio. Andrà uno che valutato se non c'è. Amen. Ma chi ce l'ha? Ma chi ce l'ha? Con le società in C che saltano come funghi. Chi ce l'ha oggigiorno quello che ha 100 e fa 100? Nessuno è in C, quelli che hanno i soldi vanno sopra, se non hanno i soldi stanno lì o vanno giù. Il discorso di molti tifosi. Spariscono in continuazione squadre perché i soldi non ci sono. Infatti il discorso di molti tifosi, leggendo anche stasera un po', perché comunque io Emanuele ti sfrutto anche per capire il pensiero dei tifosi, perché non ho occasione di parlare con i vari Raul, Francesco, eccetera, eccetera, da vicino. Anche se mi piacerebbe un giorno ascoltarvi e prendermi un caffè con voi. Magari li invitiamo tutti. Magari sì, sarebbe anche bello averli qui in studio una sera, se hanno voglia e piacere. Io ho letto, quello che chiedono un po' i tifosi, magari Giorgio a livello di comunicazione non può piacere tanto e in alcuni fatti non è piaciuta la tifoseria, però si vuole avere dopo 10 anni che c'è stato questo percorso tortuoso quella continuità. Se anche il Rimini prossimo anno viene portato in Serie C, ma si garantisce nel calcio professionistico il Rimini per 5-6 anni, i tifosi sono contentissimi. Se arriva questo qui, oggi, che promette 1000 e poi dopo un anno ci lascia nella stessa situazione in cui ci ha lasciato De Meis, che tra l'altro lui va dicendo ancora in giro che nessun giornalista ha detto che lui non è mai fallito, capisci anche tu che siamo in difficoltà. Questo è il mio pensiero e da come l'ho letta io. Allora, io ribadisco, Dani, le verifiche sono fondamentali. Cioè, io non è che perché l'ho visto in faccia dico è il Dio, come dici tu, capito? Cioè, io sono molto, molto concreta da questo punto di vista. Però se le basi ci sono e se è un progetto serio, perché non credergli? Nel senso, cioè, però ribadisco, cioè, c'è sempre una cosa da fare prima e probabilmente non lo dobbiamo fare io e te, sicuramente, lo deve fare chi ci tratta. Io penso che lo faranno le persone, lo faranno i contrapesi che trattano. Allora, visto ma lo farà che anche chi anche ha Giorgio altri progetti. Grassi ha detto che comunque una trattativa c'era, mi pare, no? Ha avuto dei contatti, benissimo. Allora, questi contatti sono stati una seccatura. Da quest'altra parte uno dice, ok, se i contatti che ho avuto... Ecco, il discorso della seccatura, visto che poi è l'intervista di Chiamami Città, è una derivazione, diciamo, del discorso che era stato fatto nell'incontro. Sì. La seccatura, secondo me, la parola seccatura, non era tanto riferita al dover contrattare con loro prima dell'estate, durante, dopo, quanto piuttosto al momento in cui sono venute fuori queste tensioni. Cioè, mentre Rimini aveva preso la testa della classifica, e anche oggi, più che dire siamo ancora primi, peccato che non abbiamo vinto, avremmo allungato su Fiorenzuola, stiamo parlando di un'altra cosa. Esatto. E questa è la sua scocciatura, secondo quello me. Quello è vero. La sua scocciatura è che la sua creatura... Forse è meglio che non parliamo della partita di domenica. Beh, ieri ieri è andata male, però ieri non è stata una bella partita, però è una squadra prima che sembra in grado di tagliare il traguardo, vorrebbe i riflettori addosso, no? Invece i riflettori vengono presi, cioè noi oggi abbiamo aperto, ma non ti sto criticando, la cronaca è questa, però noi oggi abbiamo aperto con uno che parlava del Sant'Arcangelo e abbiamo il Rimini primo in Serie D, quindi se il Rimini fa la volata fatta bene va in C, quindi uno potrebbe anche dire ma cosa volete da me? No, cioè, ma io... In due campionati, no? Uno l'ho vinto, il secondo sto provando a vincerlo e voi parlate con i croati, cioè perché? Uno potrebbe anche dire questo, i croati in fin dei conti sono un sogno, ma di tangibile ancora non c'è nulla. No, su quello sono poi d'accordo. Poi fra 2-3 mesi vedi il Sant'Arcangelo che è a 3 punti dai playoff, lui ha messo dentro giocatori, ha messo dentro qui, ha messo dentro là, lo sa anche Grassi che poi certe cose, certi equilibri cambiano, ma la velocità con cui in tanti si sono svenduti a questa cosa, e non uso a caso la parola svenduti, perché non è una questione economica, è una questione più che altro morale. Io lo faccio, sì, anch'io, penso sia un discorso di entusiasmo, un discorso psicologico, nel senso che dopo tanti anni di down, passami la parola,
avere diciamo, la prospettiva di una persona, perché comunque pecunia non olet, e quindi se vengono dalla Croazia o vengono dalla Tunisia... Beh, bisogna, devono essere soldi buoni. Certo, ecco. Assolutamente, però comunque ti ha rifatto frizzare, diciamo, un entusiasmo che sinceramente, con tutta la fatica che sta facendo questa società, no, cioè io fatico a percepire, nel senso che comunque, cioè, ti dico, il fatto che è giusto che Giorgio Grassi faccia i ragionamenti, i passi per la gamba, mettiamola così, e dica: signori, io da solo, più che fare una Lega Pro per 5, insomma, per 5 anni, 6 anni, quello che sarà, non riesco a fare. Allora il riminese dice: ok, allora nessuno l'aiuterà, perché tanto nessuno non ha mai aiutato nessuno nel calcio, quindi cosa facciamo, l'azionariato popolare, di nuovo le lotterie? Cioè, la gente è un po' stanca. Però è una scocciatura che in questo momento, nella fase cruciale del campionato, si debba parlare più del sogno che della realtà. Allora, questo era un discorso buono a maggio. Ci sono un po' di Sant'Arcangelo, ci sono anche un po' di messaggi da Sant'Arcangelo che prendono un po' in giro, però iniziamo da questo. È normale. Buonasera a tutti, la disamina di Pironi mi trova completamente d'accordo. Ricordarsi anche dei cinesi a Pavia. Parole, parole, parole. Forza Rimini, sì. Marco dei destinti. O quasi dopo ieri. Ti è piaciuta la canzone? Che anche ieri è stata, ieri. Poi qui ci ridono e scherzano. Sant'Arcangelo in B. Ecco. Allora facciamo una cosa, facciamo un piccolo passo e poi voglio sentire anche Massimo e Renzo. Andiamo a annunciare il prossimo servizio. Il prossimo servizio continua su questa linea, sul gossip e comunque sui contatti fronte societari biancorossi. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. La leggenda narra che il gruppo croato, in merito alla situazione di Sant'Arcangelo, si sia già mosso in maniera decisiva. Il mazzolo dovrà essere la cantera biancorossa. Il primo contatto per dirigere un settore giovanile all'altezza, mantenendo le attuali squadre a Sant'Arcangelo e quelle a Rimini con le affiliazioni che rimarranno al loro posto, è stato avviato, sembrerebbe, con Walter Sapucci. L'allenatore, con un passato importante nel settore giovanile del Rimini, sarebbe pronto al richiamo. La situazione legata alla prima squadra vede il contatto e il contratto di Matteo Brighi. Si tratta di una avvicinamento nella sua Rimini, prima con una breve apparizione a Sant'Arcangelo per poi chiudere la carriera proprio in biancorosso. Il nome rende golosi gli spettatori, scaturendo la loro attenzione per capire proprio come si muoverà il gruppo interessato a Rimini. Brolli sicuramente non è uscito bene per i colori del Sant'Arcangelo, dopo tutto il debito da lui creato ha smantellato un gruppo legato ai colori giallo-blu. In pratica la famiglia si è rotta, ognuno ha preso la propria strada ed ecco che il biancorosso trionfa anche nella terra del nemico storico degli ultimi anni. Cugini di campagna, si usa dire, ma i croati sono abili manovrieri, preferiscono passare dalle campagne per raggiungere la terra bagnata dal mare. Intanto, per quel che concerne i gossip, foto pubblicate su Facebook ad opera della portavoce di Giorgio Grassi del Rimini Calcio in merito a una torta confezionata e preparata per la Juventus, rapporti avviati con il club bianconero nel progetto di Grassi per fare una Serie C da protagonisti con l'aiuto di grossi club appartenenti alla Serie A, la Juve, una di queste. Valentina, ricordiamo una cosa per nostri... Una cosa che ci è appena stato segnalato, che il nostro contatto WhatsApp non riceve messaggi, quindi se volete mettersi in contatto con noi scrivete nel... Solo via SMS. Solo via SMS, giusto. Ok, allora, so che volevi aggiungere una cosa, Renzo, ti lascio la parola e poi vengo anche su di te, Massimo, perché è il tempo di sentire anche voi. Ma io di tutte queste cose, di croati, di questi imprenditori, del Sant'Arcangelo in Serie A, non ho uno staglio. Io vi dico solo una cosa e la chiudo qui. L'unico che ha vinto Brolli. È vero, capito perché. Perché si è tolto via nel momento buono. Questa che la capisce, ha vinto Brolli.
lo sai che hai un fan in questa trasmissione, credo che sia l'unico tifoso a Rimini che ti ama, che oggi ci ha scritto nella bacheca di Emanuele, mi raccomando Renzo, fatelo parlare perché quando parla dopo si agita, ci piace così. E oggi hai fatto la battuta nel momento giusto. Giusto, io ho detto tutto quello che vuoi, io non conosco i croati, non conosco tutte battute, il Sant'Arcangelo in Serie B, in Serie A, lo stadio, che non c'è neanche il posto per farlo, a parte questa la battuta, però l'unica cosa secondo me che ha vinto il presidente Brolli. Guarda, ti ha scritto, ti ha scritto proprio adesso il tuo fan, saluti da Loris, era il ragazzo che ti dicevo. Cioè, ha vinto Brolli, allora, io non so dove vogliono arrivare. Massimo, in questo servizio, perché loro erano concentrati a parlare anche a telecamere spente, io ho detto appunto, ho dato due notizie, in base anche alle voci che hanno esposto stamattina i croati nella conferenza stampa a Sant'Arcangelo. Una è quella di coltivare la fabbrica dei giovani in Romagna, ti chiedo se è possibile fare un progetto simile conoscendo la tua esperienza come allenatore in questa zona proprio della Romagna. La seconda, quanto sono importanti per un club come il Rimini che potrebbe acquisire la Serie C e avere rapporti come si è visto ieri in particolar modo con la Juventus. Dunque, a livello strutturale servono chiaramente campi e strutture che possono accogliere tanti ragazzi, tanti giovani che possono fare calcio. Al momento tutte queste situazioni sia Rimini che Sant'Arcangelo non le ha. E quindi chiaramente croati o che altro, insomma, si devono comunque impiegare i primi soldi probabilmente per le strutture. Se vogliono fare questa cantera o questa cantina, non so come si chiama. Cantina. Sembra più la cantina del nonno, più che altro, perché tutti quanti parlano di progetti, i progetti sono bellissimi. Poi dopo, quando è ora di pagarli, qualcuno si tira indietro o qualcuno salta addirittura. Per cui io credo che se questi signori avevano intenzione di fare grandi progetti, non sarebbero andati a Sant'Arcangelo, dove inizialmente mancano queste strutture, a meno che l'imprenditore che prende la situazione di Sant'Arcangelo ha tutto l'interesse per costruire, una volta si partiva così, no? Che abbiano poi l'intenzione di accostare Rimini nella loro cantera, credo che in questo momento sia difficile, perché il Rimini sta lavorando bene in questo momento col settore giovanile e lo stesso Rimini si sta appoggiando ad altre strutture per avere il loro settore giovanile. Tra l'altro, nel filmato che ho mandato in onda, voi parlavate, forse qui in studio non l'avete sentito, Vlado, il famoso ospite nell'intervista che avete sentito inizio puntata, ci state chiamando, però non siamo un call center. Io lo dico ancora sempre tutte le volte, quando mi chiamate in diretta non siamo un call center, quindi non vi posso rispondere in diretta. Stanno arrivando anche un sacco di messaggi che... Allora, do questa notizia. Non è ufficiale perché non devo essere io ovviamente ufficiale, abbiamo verificato se c'è stato o meno l'incontro, loro hanno parlato di un progetto importante come l'ha definito adesso Massimo, ovviamente in maniera da battuta, cantina, giallo-blu, cantina della Romagna, fabbrica della Romagna. C'è stato più contatto con un grande esperto di settore giovanile qui a Rimini, ovvero Walter Sapucci. Il contatto abbiamo verificato, c'è stato, poi quello che succederà lo vedremo più avanti. Iniziamo a leggere un po' di messaggi perché sono tutti interessanti e poi Massimo voglio sapere la risposta sulla Juventus, preparati, sono tantissimi, prego Valentina. Qui c'è un disappunto per Giorgia, la Giorgia sostiene il niente, invece di una persona come Grassi che sta vincendo il secondo campionato in due anni, dovrebbe pensare piuttosto a disindirizzarsi un po', Serie B e poi subito Serie A a Sant'Arcangelo, stadio nuovo, ci manca solo credere agli asini che volano. Chi vivrà vedrà. Signori, non è che ho sposato nessuno, però mi sembra anche così. Cioè, queste che cosa sono venute a fare? A chiacchierare? Cioè, il Sant'Arcangelo l'hanno preso, mi pare di aver capito, e l'hanno pagato. E fin qui. Altro dato che do a tua testimonianza è che i primi stipendi sono stati pagati e la fonte arriva direttamente dalla società. Quindi diciamo proprio i venditori di rose che abbiamo visto in passato non mi sembrano, ma al di là di questo, cioè, vi piace questa società, cioè, ognuno no, può avere le sue idee, nel senso, allora non tolgo nulla a questa società che comunque è ripartita da zero, ha vinto un campionato, ne sta portando avanti uno diverso, mettiamo ferro così. Perché non l'abbiamo vinto ancora, io lo voglio a me va benissimo.
Però, diciamo, le possibilità che può dare questa squadra al calcio di Rimini sono quelle che Giorgio Grassi ha illustrato ampiamente, mi sembra, in più di un'occasione. Allora, benissimo, partiamo dai progetti. Questo progetto, al di là del fatto calcistico, che va benissimo, assolutamente, un campionato vinto e uno di vertice, vanno perfettamente, però lo stadio, allora, l'Art Bonus non è riuscito a catalizzare altri, diciamo, imprenditori che portassero insieme a lui soldi per questa facciata nuova dello stadio. Il bar non si è saputo più nulla, il bando è andato deserto. Cioè, allora, il progetto gli vogliamo lasciare tempo? Allora, ci calmiamo tutti, diciamo, va bene, ci facciamo altri tot anni tra B e C, D e C, sì, e andiamo avanti con l'orticello di casa nostra. Però è un po' è giusto anche sognare, nel senso che, cioè, a me sinceramente mi ha riportato un po' di entusiasmo che avevo un po' perso. Infatti tu hai subito detto, cioè, mi aspettavo una conferenza diversa, invece mi hanno lasciato perplesso. Cioè, in questi due anni ho un po' perso l'entusiasmo di chi pensa che possa esserci un futuro migliore. C'è qualcuno che ti vuole dare un bacino, vai, leggi. No, scusami, riassumilo tu perché sei molto brava in questo. No, il sostenitore. Ricordati che è il mio amoroso guarda. Grazie. Il sostenitore di Enzo Loris dice che, in pochissime parole, chi sostiene questo croato dovrebbe in realtà vedere di fare qualche abbonamento in più, perché solamente così si potrebbe crescere tutti assieme. Quindi, e voglio fare abbonamento. Senti, comunque che cosa sono sempre buoni. Siamo a Carnevale, ogni scherzo vale. Ciao Giorgia da Glauco. Mentre, ciao, no, Glauco. Mi è piaciuto questo qui un sacco. Emanuele, facciamo un'uscita a 4 per spendere una buona parola per me con la sorella di Belen. Fabio. Ce l'hai l'armadio? Perché con l'armadio. Con la bicicletta buona. Sono tanti, eh. Io che mi immaginavo Nina Moric addetta stampa. Ciao a tutti da Cri. Il nostro Cristiano Cervantes. Questa me l'aveva già detta, era la sua speranza. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. Grassi mente sulle sue possibilità, Giorgia basta informarsi sulla sua azienda. 3 nel mondo, nel suo settore. Sembra un venditore di lupini a sentire sti giorni tifosi. Benissimo, se lì all'Invest io sono perfettamente seduta in tribuna. A me piacciono un sacco i lupini, se fossero tutti come me avrebbe. Allora, facciamo una cosa adesso, se no mi sgrida il nostro amico Renzo. Andiamo subito in pubblicità, dateci tempo, 3 minuti e mezzo con la pubblicità di riassumere anche tutti i vostri messaggi, poi calcio giocato, perché ovviamente Renzo e Massimo sono qui anche per commentare la partita, lo dico subito, senza peli sulla lingua disastrosa di ieri del Rimini. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55.
Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Rientriamo in studio, ringraziamo come sempre Matteo Zampini per la venuta segnalazione che cura la nostra pagina Facebook. Quando ci sono dei problemi che non vedete il vostro messaggio è letto, colpa di Matteo. WhatsApp, colpa. Scrivete a Matteo sulla pagina Facebook di Sport Up che l'aggiorna tutta la settimana. Tra l'altro lo salutiamo perché si è innamorato di questa trasmissione seguendoci dal Veneto. Come sapete BGA prende i 4 regioni d'Italia. Ecco, salutalo tu che così domani si emoziona. Brava Giorgia. Ciao Matteo, a presto. Papen, dalla regia, se sei attento, risultati e classifiche dell'ultimo turno, perché adesso parliamo un po' di calcio giocato, se Dio vuole. Ecco qui, con la nostra Valentina, andiamo a vedere quello che è successo ieri, ricordiamo il pareggio tra Rimini e Tuttocorso. Prego. Abbiamo avuto qua Aquila Montevarchi e Castelvetro 4-1, Correggese Fiorenzuola 1-1, Romagna Centro Forlì 0-1, San Sepolcro Pianese 3-1, Colligiana San Maurese 1-2, Imolese San Giovannese 1-1, Sporting Trestina Sasso Marconi 0-0, Rimini Tuttocuoio 1-1, Lentigione Vigor Carpaneto 2-1, Mezzolara Villa Biagio 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, i Rimini ancora al comando. A 45 punti, poi abbiamo subito dietro Fiorenzuola 43 punti, Villa Biagio 41, Imolese 37, Forlì 35, Aquila Montevarchi 34, San Giovanese 33, Lentigione 31, a pari merito a 28 punti abbiamo Romagna Centro, San Maurese, Vigor Carpaneto, Pianese 27, Tuttocuoio 25, Castelvetro 23, Sporting Trestina, Sasso Marconi 22, San Sepolcro 21, Mezzolara 18, Collegiano 17, Correggese 15. Ebbene, era questa la classifica dopo l'ultimo turno, Villa Biagio e Fiorenzuola non hanno saputo approfittare del mezzo passo falso del Rimini, tutto è rimasto invariato, almeno per le prime tre della classe. Accorcia un po' le distanze di classifica, sta preoccupando parecchi addetti ai lavori il Forlì. Prima di sentire il commento di Massimo e di Renzo, andiamo a vedere il servizio inerente a Rimini e Tuttocuoio.
A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. L'esordio a Neri con le nuove maglie a scacchi non porta fortuna a Rimini. La squadra biancorossa non va oltre il pari casalingo contro il Tutto Coio, che ha ripetuto la gara vista l'andata in terra toscana. Il gioco rimane un alibi tra Muccioli e Righetti, spettacolo non se ne vede. Se Muccioli pareva non certamente amato, con Righetti si aspettava miglior cinismo, quello che c'è stato nelle prime tre gare sotto la sua gestione. In tribuna si ricorda un amico scomparso, sul rettangolo di gioco si attende di vedere la risposta della neocapolista, che al nono crea la sua prima palla gol con questo tentativo dalla distanza di Buonaventura, senza fortuna. Prova per i gol, perché tre minuti più tardi Cicarevic serve Arlotti, che da posizione defilata si accenta, entra in area di rigore e scarica voglia e rabbia in fondo al sacco per il suo secondo centro in stagione. L'attaccante di Coriano festeggia la sua perla con tutti i compagni, abbracciando in particolar modo Adrian Ricchiuti. Neppure il tempo di festeggiare, che dall'altra parte Masini serve un assist al bacio per Foggione. Difesa biancorossa a spasso, da bella addormentata verrebbe da dire, ed ecco che il pareggio sembra fatto, o meglio quasi fatto, se non fosse per il piede di Foggione. Il Rimini torna ad alzare il proprio baricentro, petti in posta, Arlotti inventa, ma Guglielmo di testa non incide, mentre dall'altra parte Mancosu, dopo un bel dribbling, alza la mira. Da fuori area ci prova anche Valeriani su fine di primo tempo, ma la sfera si alza sopra la traversa, chiudendo un primo tempo non certamente irresistibile, con chi si alza dalla tribuna per pulire i vetri, tribuna stampa, chi invece aspetta di poter fare i propri ingressi in campo. Sono i bambini della polisportiva Sanges, ospiti quest'oggi del Rimini. A fine primo tempo faranno il loro ingresso nuovamente in campo per ricevere l'applauso del pubblico amico. Nella ripresa la noia la fa da padrona, Arlotti batte un corner, Petti vola di testa, ma Mancoso allontana il pericolo. Rimini che vorrebbe chiudere la pratica con questo tiro cross di Guglielmo, sul quale Mascagni si complica la vita da solo. Azione fotocopia 60 secondi più tardi, con Cicarevic servito da Arlotti, ma il montenegrino non riesce a ripetersi come all'andata. Sugli sviluppi del corner Mazzavillani saluta così la curva. Tutto Coio che prende coraggio, Paccagnini cacciallato dalla distanza, più insidioso invece il tiro di Forgione che lambisse il palo. Rimini pericolosamente in avanti, contropiede ma murato il tentativo della squadra di Righetti, mentre in pieno recupero Ciabatti dimostra di avere le cosiddette pantofole d'oro ai piedi, traversando al centro per la corrente Costalli. Per lui un gioco da ragazzi, infilare l'incolpevole Scotti per l'1-1 finale. Partita che andava chiusa prima, Rimini troppo brutto per essere vero. Se la fortuna aiuta gli audaci, come si è visto a Fiorenzuola, il cosiddetto fattore C dovrà tornare a regnare in questa squadra, perché tra Muccioli e Righetti gioco se ne vede poco. Così sarà difficile prendere il volo, anche se Fiorenzuola e Villabiaggio non ne approfittano. Renzo, che giornata è stata quella di ieri, secondo te? Ma è stata una giornata tutto appannaggio del Forlì, è chiaro. Tutti i pareggi, diciamo, quello del Rimini che io ho visto, forse è stata, secondo il mio modesto parere, forse la più brutta partita io ho visto al Romeo Neri. Anche perché, onestamente, come ho detto io lunedì, il mister Righetti a Fiorenzuola ha fatto le scelte giuste. Secondo me ieri le ha sbagliate. Chiaro che il pareggio di Limola, il pareggio del Villabiaggio e il pareggio del Rimini, l'unico vantaggio è stato questo: Fornica ieri ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva. È chiaro che ieri, se Rimini avrebbe vinto, avrebbe messo, secondo me, voglio dire una cosa, una fessiera grossa, una bella ipoteca a questo campionato. Adesso gli aspetto due partite difficili, mercoledì a Castelvetro, che ha perso 4-1, e forse questa squadra avrà una reazione, e domenica viene la Pianese. E poi si va a Forlì. Chiaro che queste due partite, secondo me, alla portata della Rimini Calcio, con due squadre che sia Castelvetro che la Pianese lottano nelle cattive acque, devo almeno fare 6 punti per affrontare con una massima concentrazione questo Forlì in trasferta. È chiaro che se dovesse perdere dei punti in queste due partite, secondo me, abbordabile fuori del Rimini, e Rimini fuori si troverebbe in difficoltà. Ritorniamo alla gara di ieri. La gara di ieri, secondo me, le scelte del mister Righetti sono state sbagliate. Anche se quelli che sono usciti
Non erano di grandi giocatori, vuol dire, non erano in giornata buona, certo. Però sono sempre di grandi giocatori. Vedi Cicavic, anche un giocatore che l'ha cambiato per Ambrosini. Io onestamente, quando ha tolto Bonaventura, io non avrei fatto entrare Traini, io avrei fatto entrare onestamente Ambrosini, un giocatore rapido, veloce. Io Cicavic l'ho portato fino al 91esimo. Poi ha tolto Montanari, se non vado errato, per far giocare Righini. Non ho visto niente. Ha tolto Giubre, è entrato Righini. Il centrocampo non c'era più. E Rimino non esisteva più. Squadra sbilanciata. Non c'era più né Cecaric, né Giubre, scusa come si chiama. Guiebre, poi uscito dal Carlotti. E Montanari. Squadra sbilanciata, onestamente. Non c'era più il centrocampo. E il gol è venuto perché non c'era nessuno che marcasse. Allora, anche se questi giocatori, onestamente, sono anche in giornata, no? Non è detto che i cambi bisogna essere obbligatori a farli. Un attore intelligente deve anche capire, perché Righini e Variola, due bravissimi ragazzi, però onestamente, io preferivo gli altri due. Ecco. Tu Max cosa ne pensi? In parte sono d'accordo con chi mi ha preceduto, perché effettivamente qualche cambiamento... Sai, allora, partiamo dalla presentazione di Mister Righetti, che ha detto che è un aziendalista, di conseguenza mantenere gli equilibri è molto difficile, molto difficile. A volte devi rispettare il campo e a volte no. A volte devi rispettare anche i giocatori che magari ti chiedono di avere un po' più spazio e quindi è difficile questa gestione. Ci sono molti giocatori e quindi è molto difficile gestire il gruppo. Sì, effettivamente io ho sempre detto che il problema del Rimini poteva venire da centrocampo, no? E nel momento in cui viene a meno Montanari o le forze di Montanari si vedono forse le crepe più grosse. Per quanto riguarda la partita, sì, non è stata una brutta partita, ma anche il mister dopo la conferenza stampa ha ribadito, insomma, che chi ha giocato e chi è entrato non ha reso. Lui stesso ha detto che è l'allenatore che sbaglia, non sono sempre, cioè ci dice, ma effettivamente poi le colpe sono altre, ecco, in campo ci vanno i giocatori, tu li alleni durante la settimana, ma in campo ci vanno loro. Io intendevo dire, scusa se intervengo, ma io intendevo dire, dopo la bellissima vittoria ottenuta a Fiorenzuola, veramente ieri a Romero Nera c'erano oltre 3.000 persone, questa gente con la vittoria di tutto a Fiorenzuola venivano con la vittoria di vedere veramente Rimini. E Rimini, dopo la bella vittoria, doveva fare una grande partita per i suoi tifosi. E forse, come ho detto prima, io onestamente ho visto la peggior partita del campionato. Beh, ci può essere comunque i carichi di lavoro che si sono fatti sentire forse anche nella sosta. Possono aver dato brillantezza per quanto riguarda la prima partita col Fiorenzuola, che magari ha anche richiesto una brillantezza con quella partita. Però diciamo così che forse la partita peggiore è quella che viene mercoledì. Sì, a distanza di 3 giorni. Dove non puoi assolutamente sbagliare. Ricordiamoci, gioca uno stadio importante come il Braglia di Modena. Castelvetro ha rifondato quasi tutti i giovanissimi. Ho guardato un attimino la formazione con la quale che hanno giocato anche con 4 ragazzi che sono della Juniores, e non solo Berretti, sono Juniores, quindi è un campionato nazionale. 99-2000, quindi è evidente che hanno delle difficoltà di organico e cercano di valorizzare un attimino i suoi giovani. Quindi Rimini lì non può sbagliare, anche perché poi la partita dopo alla Pianese e poi il Fiorenzuola ci gioca domenica. Ok, sì, però dopo, cioè mercoledì, dopo il 28 c'è Forlì. Ecco. Andiamo a scoprire Castelvetro, ovvero l'avversario che mercoledì 17 incontrerà il Rimini. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
I Castelvetro nella gara d'andata mise seriamente in difficoltà i Rimini. Gli ospiti passarono in vantaggio a sorpresa e i Rimini riuscì a ribaltare la situazione con il primo centro di stagione di Alessio Petti con la maglia biancorossa. Ma nella ripresa le cose si complicarono prima che un altro difensore, Brighi, centrasse il suo secondo centro di stagione a Rimini dando 3 punti sofferti. Il gioco di Muccioli iniziò a non piacere al pubblico locale, troppo giovane per essere bravo, troppo inesperto fu il pensiero con il Castelvetro che vide infrangersi il proprio sogno a un passo dal traguardo. Gli emiliani giocano le proprie partite interne al Braglia di Modena, godono di un ottimo momento di salute pensando anche a come dopo un inizio difficile hanno preso a camminare raggiungendo una quota che li lascia fuori al momento dalla zona rossa. Gli obiettivi sono quelli di una tranquilla salvezza, ma se si gioca sulle ali dell'entusiasmo sappiamo tutti che gli emiliani non si fanno pregare, anzi. Come all'andata, la gara si giocherà sempre di mercoledì nei turni infrasettimanali. Peccato perché una domenica calcistica poteva regalare, in uno scenario così bello come lo stadio Braglia, una cornice di pubblico davvero importante. Buon test per i Rimini per verificare la propria forza dopo la leadership conquistata proprio in trasferta alla prima dell'anno contro il Fiorenzuola. Ecco, sei in diretta, lo puoi dire. Voi qui girate, stiamo discutendo di questo. Dillo, puoi parlare. No, no, perché mi stanno facendo vedere dei siti. Sì. Dove però non, un pezzo dove c'è scritto questa ditta è di Tizio non c'è. Poi se arriva un domani diventa il mio presidente, sarà il mio presidente. Applausi al nuovo presidente. Appunto. In questo momento nutro le mie perplessità, appunto. Dobbiamo presidenti, proprietari, ho un po' di caos. Questo è prossimo turno. Sembro più nemico di quello che poi non sono. Cioè, ragazzi, ha vinto Brolli. Stefano, togli pure il prossimo turno, che abbiamo capito che stasera del calcio giocato non frega niente a nessuno. Anche il Castelvetro abbiamo dato con un occhio di vetro. Guarda, facciamola così, mancano ancora 4 minuti, ti dico due cose interessanti. Il Corriere Romagna era uscito con un'intervista il 29 dicembre tramite, aiutami, Burioli, dimmi se sbaglio il nome, caporedattore, dove aveva letto appunto sul sito ufficiale della squadra che ha lui in gestione, Meštrović, in Croazia, un'intervista rilasciata. Lui stamattina si è giustificato dicendo che quelle cose che sono state riportate sui giornali erano state riportate dalla stampa in maniera croata, in maniera sbagliata, identificando Sant'Arcangelo come Rimini. Quindi, diciamo che, passami il termine, la prima paraculata se l'è fatta così questa mattina, usando un termine volgare. La seconda cosa che tu mi hai chiesto giustamente a telecamere spende, lui si è giustificato, Stefano sto parlando, se mi interrompi non riesco a essere concentrato, si è giustificato dicendo che lui ha sponsor importanti come Red Bull, Coca-Cola eccetera eccetera, quindi come hai detto tu stasera, oggi abbiamo appreso queste notizie, vedremo da qui a domani se queste cose sono vere, cosa riuscirà lui a concretizzare a Sant'Arcangelo. Magari stasera noi passiamo per coloro che stanno un pochino sminuendo le parole che ha detto lui in conferenza stampa. Magari fra 5 mesi succede il contrario. Siamo addirittura d'arrivo, grazie a Valentina Violini. Buona serata a tutti. Grazie a Giorgia Bertozzi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Sei ancora incazzato, no? No, ma io non sono mai incazzato. Adesso deve andare da Belen domani sera. Domani sera. Massimo, ti faccio ritornare lunedì. Scusami, stasera ho avuto poco tranquillo. Tempo. Perché... Buonanotte a tutti. Grazie Massimo e grazie anche a te Renzo. Tu tornerai lunedì, ma anche domenica, va bene? Benissimo, perfetto. Buonanotte a tutti. Buonanotte, noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie ancora.